Audio, ok, luci, ok, video, ci siamo. Possiamo cominciare. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi sul canale di Pringiluca Tech e parleremo di uno speaker Bluetooth chiamato Honeystick K5. Questo prodotto fa parte di quel format di cui vi parlavo nello scorso video, che consiste nel portarvi qui sul canale un video della mia giornata tipo passata con uno dei quattro prodotti tecnologici da me recensiti precedentemente. Detto ciò, passiamo al prodotto di oggi. Questo è uno speaker Bluetooth dalle ottime qualità audio, ma con qualche compromesso. Andiamo a vedere insieme quali sono. La caratteristica principale che mi ha spinto ad acquistare questo prodotto era certamente la sua colorazione, facilmente abbinabile con i dispositivi di casa Apple, e il suo comodo laccio in cuoio per il trasporto. Ma una volta arrivato il pacco e unboxato, appunto se vi interessa potete trovare il video qui sul canale, mi sono reso conto che la sua qualità costruttiva è pessima. La grata frontale e posteriore è costruita in plastica e lungo i bordi abbiamo una gomma nera morbida dove trovano alloggiamento un comodo LED di stato, il tasto di accensione e spegnimento, quello per spostarsi tra le tracce, play e pausa. Inoltre, lungo questo bordo troviamo un comodo sportellino in gomma per riparare dalla polvere, l'ingresso audio e il jack per la ricarica. Ricarica che avviene in circa 2 ore e la batteria interna da 1500 mAh ci dà un'autonomia di circa 3 ore, 3 ore e mezza. Per effettuare il pairing con il vostro dispositivo basta schiacciare il tasto di accensione per circa 2 secondi. Il LED di stato blu comincerà a lampeggiare e si fermerà solo nel momento in cui il vostro dispositivo è connesso. Se questo dispositivo monta sistema operativo iOS, troverete anche nel widget batteria appunto l'indicatore di carica residua dello speaker. Una volta parlato del suo design, della sua batteria e di come funziona, dobbiamo passare alla sua caratteristica principale, ovvero essere uno speaker Bluetooth. Beh, su questo ci riesce davvero bene, ha dei bassi corposi e degli alti non troppo acuti. Ottimo per ascoltare tutti i tipi di musica senza distorsioni. Infine, ragazzi, questo prodotto non lo consiglio a tutti. Questo è dedicato certamente a quel ramo di persone che non stanno molto attente al design, ma preferiscono ascoltare dell'ottima musica con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto se non l'avete ancora fatto, seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter e magari cliccare sulla campanella, sempre qui sotto, in modo da restare aggiornati su tutti i miei nuovi video. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un mi piace e commentare. Noi ci rivedremo sabato prossimo sempre qui sul canale di Pringiluca Tech con un prossimo video.